and gentlemen. Mesdames et messieurs. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di radiosaiuz.it abbia inizio. Via! Bene. Buonasera, qui su www.radioscience.it, qui come sempre vi parla Priscilla, anzi per chi mi conosce Gabriella, Priscilla il nome d'arte, ma io, caro testa di caso che sei connesso qui con noi, forse non so, io forse preferirei essere chiamata Gabriella, non lo so, c'è questo cambio di tendenza. Comunque sono le 22.04, sempre in diretta il lunedì sera, questa sera non c'è Gianluca, qui tra l'altro faccio gli auguri di compleanno, tanti auguri caro Gianluca, spero che tu ti stia divertendo. Auguri vecchio, sei stagionato. Esatto, esatto, io nel frattempo con il tuo acuto ho perso un po' di decibel, però va bene. Comunque non sono da sola perché qui con noi ci sono, come potete vedere in video, quattro baldi giovani e giovane e una donna che sono i nostri ospiti, ma non vi anticipo niente. Faccio parlare come al solito prima il nostro testa di caso per la lista della spesa, che da quando sostituisce il caro Saiuz questo infausto compito lo deve fare per forza testa di caso. Quindi testa di caso, dici un po' quali sono le novità e la lista della spesa, vai. Ti ringrazio cara Priscilla, o meglio Gabriella, come preferisci. Come ormai tutti ben sanno, Radio Saiuz si avvale della collaborazione di alcune web radio, che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Radio e, come dico sempre, le ultime tre, anche c'è già da qualche mese, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può seguire sempre tramite il sito di Radio Saiuz sulla web TV e ovviamente su Facebook. Le chat sono aperte, come sempre consiglio caldamente, scrivete, mi raccomando. Inoltre c'è una novità, anche se proprio non è così nuova, perché è già da qualche giorno che la stiamo testando. È possibile raggiungerci tramite il telefono allo 0422 16 26 622. Ricordo il numero, 0422 16 26 622. Ah, e un'ultima cosa, se no Saiuz mi bacchetta, succede il finimondo. C'è, è aperto il nostro media center di Radio Saiuz a www.saiuzmedia.it. Come login basta scrivere ospite, non c'è bisogno di mettere nessuna password, dentro si possono trovare un sacco di canali, programmi, vecchi programmi, ma anche programmi più recenti e ovviamente anche da lì si possono seguire le dirette. Se per caso vi doveste perdere questa puntata, la troverete già da domani caricata sul Media Center. E fateci sapere come vi trovate, c'è qualche canale anche lì, qualcosa di carino che il buon Saiuz ha tenuto in serbo. Cara Gabriella, questo è tutto, ti ripasso la palla e io mi vado a fare un goccetto di vino. Ecco, no, magari rimani un po' sobrio perché c'è bisogno di te qui in questa puntata e a me fa sempre ridere quando dici Media Center perché mi viene in mente un'altra cosa, ma non la posso dire per fare, perché non voglio fare pubblicità occulta. A questo ci dovrebbe pensare Gianluca, che di solito lo dice sempre, ma io non lo voglio dire. Comunque, Media Center. Allora, questa sera, visto che sono già le 22.07, io direi di iniziare a diciamo procedere con la serata e soprattutto a presentare i nostri ospiti. E cari amici tele, web, radio, ascoltatori, chi più ne ha più ne metta, vi presento gli Hell and Heaven. Ciao! Ciao a tutti! Allora, io qui ho sicuramente Martina, la vedete a sinistra dallo schermo, Emanuele, Alessandro e Daniele. Ok, loro allora sono gli Hell and Heaven e io farei già subito
la prima domanda. Chi di voi vuole rispondere può rispondere tranquillamente, sentitevi liberi. Allora, che genere fate voi di Hell and Heaven? Da quanto suonate e da dove venite? Così, insomma, abbiamo un po' un quadro completo di chi siete. Allora, noi siamo un... Ciao, mi presento innanzitutto, sono Daniele, il bassista della band. Ok. Suoniamo insieme, io suono insieme a Emanuele, che è il fondatore della band, da oltre 11 anni. Abbiamo iniziato nel 2006 e la band già era avviata. Nel 2008 è entrato Alessandro e tre anni fa ormai sono passati. Circa tre anni fa è entrata Martina come cantante, leader della band. Quindi comunque già suonate comunque insieme veramente da tanto, se non sbaglio, giusto? Sì. Con noi stasera manca Michel, il batterista, Michel Borgognoni, che non è potuto essere qua, ma forse ci raggiungerà più tardi, non lo sappiamo ancora. Ok, resta diciamo un po' di suspense. Hai detto, scusami, Michel, giusto? Michel, sì, okay. Batterista della band. Ok, esatto, batterista. E, allora, da dove venite? Allora, siamo tutti di Viterbo e dintorni, insomma, Michel abita più lontano, si è trasferito a Viterbo adesso, perciò tutti viterbesi. Ok, e raccontatemi un po' che genere musicale fate e anche da dove deriva questo nome, perché io quando l'ho letto, sinceramente... ho pensato ad un genere molto pesante, non so, però forse mi sono fatta influenzare io dalla parola hell, quindi... No, allora, per il nome poi rimando a Emanuele. Per quanto riguarda il genere, quello che stiamo suonando adesso è un rock alternativo che prende ispirazione forse da quello che stanno facendo i Florence and the Machine in questo momento, oppure Radiohead anche in alcune atmosfere. È comunque un dark rock, un alternative rock, è difficile dargli un'etichetta. Tuttora noi abbiamo diversi gusti musicali, quindi converge tutto in un unico genere, quello che facciamo. Ok. C'era qualcun altro che... Emanuele, esatto. Che è lui il fondatore della band, quindi esatto. È stato creato da lui un sacco di anni. Sì. E pensavo all'inizio di fare una band principalmente che facesse musica dark, e quindi questo contrasto tra l'oscurità e la luce ha dato poi ispirazione al nome, e è anche una canzone del gruppo, quindi tutto nacque tantissimi anni fa, diciamo, questo era l'intento. Poi la band ha cambiato tantissime formazioni fino a che poi non abbiamo avuto stabilità. Ormai da 10 anni, insomma, suoniamo con questa formazione e il nome è rimasto. Allora, io testa di caso non so, io manderei comunque un brano, visto che sono le 22 e 11 minuti, giusto anche per sentire un po' appunto... una loro canzone per farci meglio e per far, diciamo, per dare un'idea anche a chi ci ascolta del genere che che viene mandato, che del genere che loro fanno. Selfie Siamo anche a Instagram, siamo circondati da dirette. Questo è il bello appunto della diretta, quindi io vorrei che anche chi ci ascolta possa farsi un'idea del genere musicale degli Hell and Heaven e che possano anche così scriverci cosa pensano di questa band, quindi così possiamo anche approfondire un pochino meglio il discorso, anche perché gli Hell and Heaven stanno lavorando anche ad un disco e quindi sicuramente sarà una parte diciamo che verrà affrontata durante questa serata. Quindi io manderei testa di caso il brano L'illusione. Questo sì, tipo sembrava la porta che si apre quando non è oliata. Comunque tutte le mie di casa sono così. Ok, allora io direi di mandare quindi in onda L'illusione degli Hell and Heaven. Partito, buon ascolto.
E buonasera, bentornati qui su www.radiosaiuz.it. Qui vi parla sempre Priscilla. E avete appena ascoltato l'illusione degli Hell and Heaven. E io darei subito a loro la parola in modo da permettergli di parlare di questo brano, chi l'ha composto, di cosa parla, e anche di spiegarci appunto questo brano, se fa parte o no del CD, perché insomma ci sono un po' di lavori in corso, diciamo di work in progress, quindi spiegateci pure. Allora, l'illusione sarà la quinta traccia del nuovo album che uscirà, penso a breve, perché ormai siamo agli sgoccioli, dobbiamo completare soltanto le ultime cose, gli ultimi lavoretti di post-produzione e creare proprio il layout definitivo. E è un pezzo che è nato sulla base di un giro di basso che io ho da diversi anni, però non sono mai arrivato a completarlo, e solo grazie a loro finalmente abbiamo dato un senso. E dal giro di basso che si è sviluppato è stata creata una parte della chitarra, e poi abbiamo scritto insieme il testo, che Martina è riuscita a cantare in un modo veramente fantastico. Ha dentro tante cose, l'emozione di un periodo, quindi una rabbia interiore, una delusione verso sì, è quella di... e quindi è una... sì, sognare qualcosa che nella realtà non esiste, no? Esiste solo dentro di noi, fosse un'interpretazione, in realtà poi un'illusione, nella realtà non si scontra quello che... Sì, esatto. Un po' l'illusione della vita e dell'amore. Okay. No? Nella prima parte è molto intenso, quasi lontano da quello che abbiamo fatto fino in passato. Cioè inizia ad esserci un po' di rabbia, quando poi si trasforma tutto in una melodia molto più, più dolce e pagata. Sì. Allora, io qua a parte i saluti da Radio Favaro Veneto e anche da Federico, che vi saluta e vi chiede: a quali gruppi oppure artisti solisti vi ispirate? Questo è difficile da dire. Questa è una bella domanda, perché ognuno di noi ha portato le sue influenze dentro il gruppo, quindi per questo creiamo una musica abbastanza ricca di spunti. Ognuno di noi è stato influenzato, quindi troviamo degli elementi rock, dark, psichedelici. Sì, magari io e Emanuele sì, ci abbiamo pop. Anche una Paolo, base, certo. Magari veniamo da un genere più dark, e quindi amiamo molto i Cure, i Joy Division e tutta la New Wave degli 80. Alessandro invece, lui come chitarrista solista... Io parlo per te, diciamo, io sono più che altro un musicista, uno strumentista, quindi ho una pseudo carriera da chitarrista solista, quindi mi affaccio molto anche alla musica elettronica, mi piace molto il pop, il commerciale, a volte ci scontriamo perché magari ho delle idee troppo commerciali, troppo... pop, se vogliamo, e quindi cerchiamo sempre di trovare una linea comune che possa, un contenitore, ecco, secondo me una scatola è la definizione giusta, cioè, ogni canzone è una scatola, dentro questa scatola ci stanno vari ingredienti, quindi c'è l'influenza magari, ok, Daniele, d'animo, io sono pop, Martina, magari mi piacciono i Florence The Machine, e quindi c'è sempre un ingrediente da miscelare, quindi è questo il trucco, diciamo. Beh, è molto interessante, perché appunto vi chiamate anche Hell and Heaven, quindi avete tante diversità insomma all'interno del vostro gruppo, però che si mescolano molto bene. Io non sono
A proposito, avete nominato più volte i Florence and the Machine e vorrei sentire un po' la voce di Martina, nel senso che non ho ancora sentito parlare, e vorrei un po' chiederle com'è stato far parte di questa band, come ti sei trovata e se appunto anche tu ti ispiri quindi a Florence and the Machine, quanto è difficile cantare come Florence perché veramente ha una voce pazzesca, però te la cavi molto bene comunque dal brano che abbiamo appena sentito. Allora, beh, l'impatto iniziale che ho avuto con loro, diciamo che vabbè, in amicizia è stato senz'altro positivo. In ambito musicale mi sono messa molto alla prova, perché comunque i pezzi che ho sempre cantato si avvicinano più a un genere un po' retro, se vogliamo, un po' si avvicinano agli artisti del calibro di Whitney Houston, Anastasia, Celine Dion, quindi quasi non c'entrerebbe nulla poi con il genere. Diciamo che vado poi a creare con i ragazzi. E con loro quindi mi sono messa alla prova, ho abbandonato il mio solito stile, mi sono messa alla prova e ho iniziato a cantare soprattutto in italiano, che per me è stato sempre un po' uno scoglio, però insomma è stato senz'altro positivo, sto crescendo, sto maturando sempre di più e questo anche grazie anche a loro. E senz'altro, ecco, mi ricollego spesso poi, ecco, anche a pezzi come quelli di Florence and the Machine per movimentarci anche un pochino, ecco, cercando di mettere insieme un po' i gusti di tutti, che non è semplice proprio perché veniamo da generi Ma voi tra di voi siete anche amici nella vita, diciamo, di tutti i giorni, vi trovate solo per suonare? Litighiamo tutti i giorni tranne quando suoniamo. bella questa, mi è piaciuta. No, effettivamente insomma, quando comunque si è amici o comunque si condivide tante cose insieme, tra cui anche la musica, credo che sia inevitabile discutere. E a questo proposito vi chiedo anche questa cosa, insomma, chi di voi scrive, compone, partite dalle parole, dalla musica, discutete sugli arrangiamenti? La maggior parte dei brani li ho scritti io, diciamo, abbiamo il repertorio... forse 10 canzoni, no? Però è una tendenza, ultimamente abbiamo una tendenza a collaborare di più rispetto a prima. In passato scrivevamo sia le parole che la musica e poi gli arrangiamenti li trovavamo insieme. Invece, da quando abbiamo deciso di fare dei brani in italiano, c'è stata da parte di tutti la volontà di collaborare, perché li ho scritti io, ma non sono uno scrittore molto prolifico, quindi l'illusione che avete appena ascoltato, ad esempio, è partita da me e Daniele, diciamo, abbiamo scritto la musica insieme e il testo insieme, e comunque c'è sempre stata molta libertà all'interno del gruppo, anche se, diciamo, i testi e la musica partivano da me, gli arrangiamenti erano tutti frutto della propria esperienza, quindi nessuno mai ha detto devi suonare questo, devi suonare quello, ma si è sempre cercato di trovare la dimensione all'interno del proprio pezzo, apportando le proprie influenze, per questo che i brani sono molto ricchi da questo punto di vista. Ok. Allora, Federico appunto chiede se cantate in italiano o in inglese, ma appunto avete risposto abbondantemente, a parte che abbiamo anche sentito la canzone quindi in italiano, e io lo trovo comunque anche un pregio, perché così capiamo insomma anche bene, visto che è la nostra lingua, di cosa parlate, insomma è anche giusto e così, insomma, che così lo capiscono bene tutti. Scusate, sto anche leggendo degli altri messaggi, se a volte parlo in un italiano un po' sgrammaticato anche per quello, perché sto facendo tre cose contemporaneamente. Pinuccio, che non so se lo conoscete, vi scrive: ma siete stupendi. Ma perché non c'è Battista, però? Quindi va bene. Federico vi chiede di nuovo. Federico questa sera è super attivo. Ciao Federico, grazie per le domande che fai.
e soprattutto grazie per mettere in difficoltà i nostri ospiti. Perché questa domanda, ragazzi, è anche, secondo me, anche questa è molto complessa. Risponde chi insomma, se volete rispondete. Che tematiche toccate maggiormente? Quindi avete dei temi che affrontate di più, che affrontate, insomma, che vi sono più cari? Esperienze che vi hanno toccato, vi hanno segnato, e quindi sono esperienze che raccontate più spesso nei vostri brani? Guarda, sì, io ho sempre pensato che è difficile non scrivere canzoni d'amore, no? Perché la musica rock è d'amore, e i nostri brani hanno un po' nei testi perlomeno hanno un po' quella ricerca del contrasto, no? Quindi della magari di parlare di una cosa che è triste, che però invece ti dà quello spunto per poter invece andare avanti, no? L'ultimo brano che abbiamo scritto, di cui poi magari siamo abbastanza fieri, è una canzone non d'amore, che poi dopo sentirete. E questo si occupa invece di una tematica, diciamo, internazionale, perché parliamo dell'11 settembre, no? Della caduta di Melle. Però ne parliamo dal punto di vista di una ragazza che invece purtroppo muore dall'altra parte della città di New York, e nessuno la soccorre perché tutta la città è bloccata per l'attentato dell'11 settembre, no? E quindi sì, cenna un attimo al fatto che la vita è importante solo per noi che la viviamo, ma in realtà per quando succedono queste cose che vanno al di là della vita personale, tutto si ferma e diventi soltanto uno dei tanti, no? Quindi cerchiamo di affrontare un po' l'argomento un po' delicato dell'esistenzialismo personale. E comunque non tutti i brani sono scritti da me, anche Alessandro ha scritto La tua essenza, che poi sentirete, e magari lui vi può dire qualcosa di più. Allora, io direi, ascoltiamo allora subito La tua essenza, così sì, parliamo appena torniamo in diretta di questo brano. Sì. Quindi, testa di caso, io direi di mandare in onda La tua essenza. Non la mia o la loro? Sì, la loro. Okay. No, la nostra. La vostra. Bene, ed è appena partito. Buon ascolto. Ci sarà una stagione per
E buonasera, bentornati qui su www.radiosayuz.it, sempre in diretta ore 22:33. Abbiamo qui in diretta con noi gli ospiti Hell and Heaven. Allora, avete appena ascoltato La tua essenza e ci parla colui che ha scritto il brano, che perlomeno ha collaborato maggiormente alla stesura di questo brano. Senti, testa di caso, quanto sono brava a parlare stasera. No, scherzo, dimmi pure. Allora, Alessandro, Allora, guarda, niente, dire praticamente... per evitare strafalcioni. Ovviamente questo è l'unico brano dell'album che uscirà scritto totalmente, diciamo, dalla mia mano, salvo restando che gli arrangiamenti, comunque, come ricordava Emanuele, sono sempre condivisi, ognuno porta il suo contributo, e quindi poi dopo il pezzo si trasforma nella band, perché finché uno ce l'ha a casa, testo, linea melodica, chitarra acustica, è un colpo. Poi quando lo porti nella band, il brano si trasforma, acquista sicuramente un valore aggiunto, però poi dopo c'è, diciamo, un compromesso, ma a volte la questione porta a un'evoluzione. Quasi sempre. Quasi sempre un'evoluzione. E La tua essenza sostanzialmente parla, è dedicata a una donna, cioè è impossibile non mettere un'esperienza personale all'interno di un testo. Mm-hmm. E quando si parla di un, ad esempio, che ne so, Emanuele, nel suo brano di cui parlava prima, diceva, diciamo, di una tematica che è l'11 settembre, però è inevitabile non metterci del proprio nei testi. Quindi diciamo che in questo, nella tua essenza, è un po' più palese la questione, perché comunque parla di in una realtà in cui c'è sempre meno tempo per vedersi, dedicarci a una persona, e quindi proprio anche come inizia, no? Ci sarà una stagione per dedicarsi ad ogni singolo movimento del tuo corpo, eccetera, eccetera, e quindi è proprio perché è una realtà molto veloce, siamo sempre impegnati in mille altre cose e difficilmente riusciamo a dedicarsi al 100% a una persona, a un amico, a un'amicizia, a una qualsiasi cosa, insomma. Però l'essenza di quella persona, però ce l'abbiamo dentro, esatto, no? Ce l'abbiamo dentro, e poi quando viene a mancare, comunque mi manchi. Bella questa cosa, mi piace molto. È molto bello anche, diciamo, tutti un po' i vostri testi, o perlomeno delle canzoni che abbiamo ascoltato, che ricordo, le canzoni che ascoltate questa sera sono solamente un work in progress di un lavoro che uscirà nel prossimo anno, comunque nel prossimo periodo, del nuovo album, terzo album degli Hell and Heaven. Quindi niente. Scusami, Gabriella, se entro a gamba tesa. Quindi, che cosa, Gabriella? Quindi cosa? È un inedito! Solo Radio Science! Esatto. Solo noi di Radio Science riusciamo a farvi avere degli inediti, degli Hell and Heaven, cioè solo noi. No, tra l'altro veramente molto belli, sono curiosa di sentirli poi. Davvero. Quando saranno finiti, perché già così sono molto belli. E tra l'altro vi fanno i complimenti anche sempre Pinuccio, che vi scrive: gran bel pezzo, complimenti. E c'è anche un anonimo che scrive: dimmi. Cercaci e cerco. Ti mandiamo una copia del disco quando è pronto. E quindi, e poi niente, sempre, ecco, il fatto che noi scriviamo, ognuno mette il suo contributo, ognuno scrive la sua canzone, diciamo, tra virgolette, è vero che il pacchetto è unico, quindi poi dopo gli arrangiamenti hanno sempre qualcosa in comune, perché comunque è un prodotto, no? Quindi va confezionato, certo. Non puoi mettere i bulloni con la frutta. Con la musica classica o quella jazz. Quindi
un minimo è confezionato, però nei diversi brani si vede sempre un minimo di stile diverso, sia nel pensare, la linea melodica, la metrica, la costruzione del brano. Io ad esempio sono più pop nella costruzione, mm-hmm. sono pensato, strofa, ritornello. Lui è il mediatore, è il mediatore. E quindi io cerco sempre di le scatole sulle strutture, però poi a volte però è costruttiva come non ci riesco. Non ci riesco perché mi impongo troppo, diciamo, però non sempre. Non sempre, però no, cioè, riusciamo sempre a trovare, diciamo, una struttura che poi dopo funzioni, perché secondo me è importante anche la fruibilità dei brani. Perché... Ok, allora... I cosiddetti appuntamenti che l'ascoltatore si aspetta. Diciamo, adesso c'è il ritornello, finalmente... Quindi quello va preservato il più possibile. Ok. Scusami, ma c'è una domanda sulla chat che mi sta facendo un po' sorridere, perché magari è sicuramente di una persona che sta solo ascoltando e non guardando il video, probabilmente. Fate una media, vi chiede quanti anni avete, quindi fate una media, magari dite un'età media del gruppo. Oddio. Una trentina. Sui trenta anni. Solo media in alto, e Martina lo scorso, diciamo 30 anni, ecco. Bene, bene, quindi vi equilibrate, diciamo, con Martina, che Martina è la più piccola di voi. Sì, è piccola. È piccola. Lui è più grande, però al centro, diciamo, ci sono i trentenni, ecco. Finuccio scrive. Di galera, anni di galera, vabbè, lasciamo stare, io sto ridendo, scusate, ma mi ha fatto ridere, verso quest'ora la stanchezza mi fa brutto. Costui, sto Pinuccio, c'era anche la volta scorsa, ha già esordito la volta scorsa con il buon Gian. Quanti anni avete di galera? Cioè, vabbè, fantastico. Stato... Però sono tutti i ragazzi, quello con me ce l'ha. Pinuccio, va bene. E allora, io sapevo prima, parlando un po' nel fuori onda, che voi siete anche molto attivi con le date live, quindi concerti, così. So che avete una data questa settimana e che ne avrete anche altre magari nei prossimi mesi, quindi se volete dirci anche dove suonerete, così magari chi è in zona può venirvi a vedere, o chi vi sta ascoltando, insomma, può anche venirvi a vedere. Spoiler le date. Ecco Martina che ci... Martina ci spoilerà le date. Perché lei tiene l'agenda, no? Cioè, perché lei è giovane e quindi giovani con i social. Ricorda le date, no? Alzheimer. Allora, vabbè, la data imminente è proprio quella di giovedì, che saremo presso il, posso fare il nome, il bar, sì, sì. Pub Sunglass di Viterbo alle ore 22, e lì presenteremo anche un... Per la prima volta. Per la prima volta, sì, saremo ospiti in questo bellissimo pub e presenteremo i nostri brani, tra i quali quelli che avete ascoltato, che state ascoltando in anteprima. E per le date successive poi abbiamo... Allora, sì, me lo sono segnato perché anche a me... Anche lui è l'agenda del gruppo, quindi... Allora, per dicembre ancora siamo disponibili, quindi se ci fosse qualcuno interessato... Se... Siamo anche impegnati, ecco, con la produzione del disco, quindi... Però le prossime date... confermate saranno il 12 gennaio a un locale nuovo di Viterbo che è aperto, che molti lo ricordano come l'ex Trai, ora il nome è Baccanalibus. Ok. E la successiva settimana successiva, il 19 gennaio 2018, saremo al Pub Totos di Viterbo, uno dei più storici della zona. Ok. E allora segnate le date, quindi... Ho parato. Lui invece ce l'ha segnato. Io ho memoria brevissima, quindi diciamo testa di caso nella zona. Poi fatto il disco, magari ci muoviamo. Beh, sicuramente sì, farete un po', diciamo, un tour promozionale.
testa di caso, tu hai qualche domanda, qualche cosa da dire, visto che sei stato in silenzio per tutta la puntata, insomma? Sorseggiavo il bicchiere di vino, scherzi a parte, solo quello posso permettermi, scherzi a parte. Dunque, sì, avrei una domanda che effettivamente ad alcuni potrebbe, cioè, dare un po' fastidio, così, ma un po', ma non è spinosa, una domanda forse effettivamente stupida. Cosa ne pensate di tutti questi reality che ci sono da un po' di tempo a questa parte? Intendo tipo The Voice, Italia's Got Talent. Cioè, voi come li vedete più che altro? Dite la vostra tranquillamente, eh. Io li vedo tutti, quindi... Io non guardo proprio nessun tipo di canale di fuoco in un mondo a parte. Quindi... Come vedi, siamo molto d'accordo, no? No. Io tutti... Io nessuno, assolutamente. Io ogni tanto qualcosa guardo, eh. Però io penso che oramai siano dei canali obbligati per certi... Cioè, più che altro... ecco, ad esempio le etichette discografiche difficilmente investono su un artista, perché per farlo crescere ci vuole soldi, pubblicità, un tempo, studio, un progetto dietro. Allora a volte anche che c'hai un contatto con un produttore, magari quello ti dice vatti a fare 6 mesi Amici, vai 6 mesi X Factor, così quando talento, esci, no? Non devo investire. C'è poi la ricerca del talento puro, sì. Che non ha studi dietro, vediamo adesso, faticano. Io sto seguendo X Factor, le band come i Ross, i Maneskin, sono comunque dei talenti, c'è del lavoro, invece chi magari studia e fatica sul proprio strumento è un po' penalizzato, no? Forse rispetto a loro. Sono tutti ragazzini di 18-19 anni con un talento impressionante. E cosa va? Studiare 10 anni al conservatorio quando loro in pochi anni già hanno risultato. Quello sì. Sicuramente fanno bene ad andarci, eh. Questo chi può fare a studiare va bene ad andarci. Prendono in maniera pubblica l'evolversi, no? dei vari... dei vari talenti, no? Che si stanno sviluppando rispetto al ricercare musica nei vari canali, basta vedere internet, no? In qualsiasi canale, vedere gruppi o comunque cover di gruppi famosi, diciamo che talent come X Factor o altri programmi magari rendono pubblico e accessibile a tutti vedere il cambiamento della musica, l'evolversi della musica, che è un continuo evolversi. Però ecco, però il lato brutto è che la casa discografica non investe più è vero, è quello, cioè non ci sta più il talent scout, quello vero sul campo, quindi ci stanno questi, perché così le case discografiche non devono investire soldi per pubblicizzarlo, perché oramai è stata una delle case degli italiani, degli inglesi, di quello che è, per mesi, e quindi quando esce fanno il disco, poi passato un anno, se non va più, ne prendono un altro, quindi non c'è proprio una produzione discografica che poi supporta questi artisti, a volte si buttano... È musica di consumo, diciamo. Musica di consumo, sì, è diventata musica di consumo. Nel frattempo è arrivato il batterista, comunque. Quindi, vogliamo vederlo. Quindi tutto da capo un'altra volta. Eccolo qua. Michelle, ciao. Vieni, primo piano. Ti sei ricordata il nome? No, adesso quando eravamo belli, voglio vedere che cosa scrive adesso. Era del più bello. No, più bello. Fa freddo, lo vedo ancora col cappello. Si vede che è proprio appena arrivato. Era freddo, era freddo. È Natale, come dicevo oggi. È venuto con le reti. Esatto. Lui no, in realtà è uno degli enti di Babbo Natale. Dai, allora, dai, sentiamo un po' la sua voce. Io voglio sentire la voce di Michael. Michael, dici qualcosa. Possibilmente sei stato capace di storpiare il nome. Scusate, ma... perché me lo ricordavo scritto e ho avuto un lapsus, scusate. Michelle, parlaci, non saltarci, per favore, però.
tu che sei l'anima, il ritmo di questa band, dici cosa ne pensi di questa band, come ti trovi a suonare con loro, li insulti dalla mattina alla sera, ti trovi bene? Tutti i ragazzi in gamba, li trovo benissimo, poi sono arrivato tra gli ultimi del gruppo, quindi ho avuto un po' più da fare per mettermi nel loro modo di suonare, diciamo. Mm-hmm. Poi col tempo che è iniziato a riuscire abbastanza bene, no? Sì. Bene. E tu, diciamo, a che gruppi ti ispiri? A che generi musicali ti ispiri? Ma guarda, diciamo, io il mio modo di suonare la batteria era un po' diverso da questo, nel senso, a me mi piaceva tipo grunge anni 90, Germany, Nirvana, sono gruppi che mi sono basato molto sul suonare. Poi ispirato sempre anche da vecchi gruppi tipo Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, assolutamente. Però poi qui nel progetto attuale, diciamo che sono dovuto andare un po' oltre le mie idee solide. Ok. Volevo anche chiedervi una cosa, visto che comunque siete una band attiva da molti anni, anche se poi appunto avete cambiato formazione molto spesso, però avete comunque fatto anche alcuni live, immagino, precedentemente a quelli che farete nelle prossime settimane, e volevo chiedervi che rapporto avete un po' col pubblico, com'è, diciamo, come affrontate il live, se è una cosa che vi piace fare. Vi piace avere il contatto col pubblico, comunque sentire anche le opinioni del pubblico riguardo i vostri brani, e di solito anche magari sapere un po' come, diciamo, le reazioni del pubblico alla la vostra musica, perché io penso che sia una cosa anche molto importante sapere e ascoltare cosa pensano le persone un po' del genere musicale che fate, anche perché sappiamo benissimo che è sempre molto difficile comunque presentarsi con degli inediti, no? Fare un concerto solo con inediti. E a proposito, scusate, anche di questo mi aggancio anche con un'altra domanda, in modo che così rispondete un po', anche un po' in modo generico, se fate anche cover durante le vostre serate. Sì, allora assolutamente sì. Inizio dall'ultima, le cover... ci piace farle perché comunque riportano al pubblico che ci segue un filone più, magari più reale, per poi portarli a fargli ascoltare i nostri pezzi. Essendo pezzi inediti, le persone non sono sempre abituate a ricevere il messaggio, quindi noi introduciamo magari con delle cover che sono molto simili a quello ai brani che proponiamo, per poi al centro magari della serata proporre le nostre canzoni e vedere poi le reazioni, che sono magari a volte divertite, a volte più nostalgiche, più ispirate, quindi è molto bello anche questo. E poi le cover, io sono l'unico che suona dal 99, no? E quindi mi sono confrontato con diversi membri delle band, e le cover le abbiamo sempre scelte cercando di fare quello che a ognuno di noi piace, e quindi quest'ultima formazione hanno portato dei brani Daniele, Alessandro, Martina, ognuno di loro porta delle cover in cui si riconosce, in cui vuol trasmettere quella particolare atmosfera, e è sempre stato così, anche se le formazioni sono cambiate, avevamo sempre una parte di cover. Per un periodo abbiamo fatto cover, anche cover band, facciamo solo i Cure e poi inediti, i Pink Floyd, inediti, Jimi Hendrix, inediti, Bowie, abbiamo suonato diversi pezzi. Ultimamente stiamo proponendo delle cover di musica molto moderna, attuale. Sì. Ora, adesso in repertorio abbiamo una canzone anche del 2017. Di Offenbach, Be Mine. Stiamo lavorando all'altra. Cade Bostani. Cade Bostani, Mind of Stay. Gli stessi Florence and the Machine, facciamo un pezzo In questo ultimo periodo stiamo cercando di andare un po' più sulla rivisitazione di brani moderni, anche dance. Ah, bello, bello come progetto. Sì, rivisti in chiave rock, perché comunque siamo due chitarre, un basso, certo, quindi la formazione non c'è neanche la tastiera, quindi i pezzi sono tutti comunque riarrangiati, c'è un grosso lavoro dietro. E cover italiane non ne fate?
No, cover italiane no, perché noi comunque, perlomeno parlando per me, io non conosco musica italiana, non sono un grande conoscitore di musica italiana e neanche un grande apprezzatore di musica italiana, non mi piace. No. Okay. Però abbiamo trovato questo spunto per esprimere noi stessi proprio in italiano, per cercare di mandare quel messaggio in una lingua che poi anche la maggior parte delle persone comprende. Noi abbiamo ancora degli inediti in inglese, però penso che nell'ultimo anno abbiamo già prodotto 4 brani in italiano, quindi fra 2-3 anni si spera di avere la maggior parte degli inediti. Un disco solamente in italiano. Perché le atmosfere comunque non sono cambiate, perché la musica esce fuori comunque da persone che sono tutte accomunate dalla passione per la musica internazionale, non italiana. E poi se c'è qualcuno in Italia che può fare quello che... cioè che fa una classica canzone, cui noi ci possiamo ispirare, dice sì, sì, quel gruppo mi piace e quindi possiamo prendere quella canzone perché è simile anche al genere che facciamo noi. Diventa un discorso un po' particolare. Noi abbiamo moderne e da ognuno di loro, ma di fondo la nostra musica è un po' Pink Floydiana, no? Di fatto che c'è della psichedelia, c'è del pop, c'è del rock, delle atmosfere, c'è un po' la ricerca anche del sound, cerchiamo di fare non so il maggiore o il sol minore, ma okay. Sì, con delle none, con tredicesime, cambi di tonalità, perché anche i brani che avete sentito, anche se sono comunque fruibili, perché c'è la mano di Alessandro, comunque c'è sempre una ricercatezza di armonie non scontate. Ok. In chat vi fanno una domanda, e questo è di un anonimo, non si è firmato, e dice: secondo voi fare musica in Italia è molto difficoltoso? Beh, abbastanza, ci sono molte persone che se ne approfittano e sì, diventa faticoso perché i locali adesso chiedono soltanto cover band, preferiscono magari la cover band di Ligabue o di Vasco che fanno cantare il pubblico, divertono sempre di più pensando che comunque sia la soluzione migliore, e le band di musica inedita o magari un genere di cover come quelle che scegliamo noi sono sempre viste non benissimo, ma dobbiamo sempre magari suonare prima, accattivarci il pubblico e il gestore del locale per poi poterne fare altre. Non è bello, perché comunque non dovrebbe funzionare così la musica. Pensate che ci possa essere una soluzione, un modo per risolvere un po' questa situazione, soprattutto italiana, io direi, perché credo che questa sia una situazione soprattutto che riguarda il nostro paese più che altri stati. Penso di sì. C'è un po' il consumismo musicale, diciamo, no? Quello che tutto che sia immediato, poca riflessione, ma pure per questo scrivo testi certe volte un po' complicati, che li ascolti la prima volta e devi capire di cosa stiamo parlando, perché si cerca magari di fare un'introspezione, no? Cosa che oggi non c'è più De André o De Gregori, no? Italiani che facevano riflettere poi su quello che dicevano. E noi cerchiamo di fare una fusione tra una ricerca di testi e una musica invece che sia più fruibile possibile, orecchiabile, pop, e speriamo che questa ricerca affusa frutto. Noi siamo soddisfatti comunque del lavoro che facciamo, e certo. Sì, per noi stessi, diciamo, perché le prime persone che bisogna soddisfare sono i membri della band, e non è facile perché ognuno di noi ha la propria visione, però già quando riusciamo a mettere d'accordo 5 persone significa che 5 aspetti di vista, 5 punti di vista sono stati concordati, quindi se concordiamo i nostri speriamo che poi il punto di vista... Certo. Ci siano persone che la pensano come lui, quindi che possono capire il suo giro di basso, le armonizzazioni che fa Alessandro e la voce di Martina, che comunque è la batteria di Michel. E la batteria di Michel. E Michel è sempre per ultimo.
Sì, era sempre il dopo, pure diciamo che in Italia uno dei problemi è che c'è sempre la divisione tra l'indie e quello che va per l'altro. È vero, è vero. Io effettivamente questa cosa è vera. E non la trovo una cosa giusta. Cioè, e soprattutto non che per difendere tutto l'indie, perché ma alcuni sicuramente dietro l'indie dicendo tipo non so, cioè il cantante degli After Hour sta qua il giudice dell'X Factor da 2 anni e quello si è nascosto dietro l'indie, poi è andato a un reality e adesso gli dice bene. Attenzione, quindi, polemica. No, vabbè, è una polemica, però è così, nel senso che chi può sfrutta i canali che più commerciali che gli fanno comodo e quant'altro, quindi a volte nascondersi dietro l'indie, però c'è da dire pure che l'Italia non è che permette al gruppo indie di andare a suonare nel locale X. È vero, sì. Sia un contesto particolare, a meno che non sia un festival, a meno che non sia, sì, questi festival che organizzano spesso d'estate con vari gruppi indie e quindi c'è la serata indie. Cioè, se tu vai al locale con un gruppo indie, il locale ti dice che suonate Ligabue, e ritorniamo al discorso di prima. Quindi non è facile per un gruppo indie. Certo. E infatti un anonimo scrive in chat: si investe troppo poco sui giovani, non si vuole rischiare come un tempo. Che è un po' il discorso che dicevamo prima, anche sì, sì, del talent scout. E poi viene sempre degli anonimi scrivono. Prima domanda che mi fa ridere e farà ridere anche voi sicuramente: campate di musica? E seconda domanda: avete mai pensato di partecipare a qualche festival internazionale? Campate, allora, campate di musica. Questa è una bella domanda, campate di musica, perché ci piace molto suonare, vorremmo farlo, ma attualmente, cioè, la situazione la sappiamo tutti in Italia com'è, quindi non riusciamo ad avere un numero di serate talmente alto da poter dire avere una mensilità, insomma. Certo. Tra di noi c'è Alessandro, che è l'unico che sta intraprendendo un percorso musicale, cioè come professionista. Quindi magari sì, io ci sto provando anche con l'insegnamento, insegno chitarra moderna. Quindi si può dire che campo di musica è facile, perché spesso magari ti ritrovi a insegnare e suoni poco dal vivo, oppure suoni tanto dal vivo ma vai a suonare matrimoni, non in contesti, certo, che ti portano qualcosa a livello di... Certo, ma poi come tutte le cose io penso che... Ok, professionista ok, però poi spesso il contesto non è quello che... Certo. Desideri, capito? Beh, io penso anche che un po' quello diventa un po', diciamo, l'aspetto lavorativo, cioè nel senso, alla fine lo fai per guadagnare dei soldi, tra virgolette, quindi fai anche quello che richiede il mercato, quindi se il mercato richiede per esempio i matrimoni o piuttosto il liscio e la balera, sì, allora sai, purtroppo lo devi fare. Questo qui. Poi ognuno spera di proporre però i progetti. Oddio, quando diciamo qualche serata buona, io faccio anche reading letterari, quindi accompagnamenti psichedelici, fashion, cose varie, quindi qualcosa anche in teatro. Quelle cose sono molto fighe. Lì sì, lì veramente puoi esprimerti. Anche qualcos'altro, magari quando porti due brani, quando sperimento con l'elettronica, quando porti qualcosa in cui ti diverti anche e che anche la senti dentro, è figo, è gratificante. Il resto è solo per fare cassa, è chiaro. Ok, e allora, ultima domanda, poi parleremo un po' dei vostri contatti social, dove vi possono trovare le persone. Prima però vi chiedo appunto, dalla chat ci chiedono: avete mai pensato di partecipare a qualche festival internazionale? Ci pensiamo spesso, vorremmo farlo. Sì. Ci stiamo preparando per quello, in realtà. Abbiamo fatto questo album
e in vista di poter fare qualche festival, qualche concorso che ci possa aprire delle porte, diciamo, ma anche a livello italiano, perché livello comunque questa apertura verso le canzoni in italiano sì, è d'auspicio per magari fare qualche festival o qualche ci stiamo cosa lavorando tanto sulla proposta che ci in italiano, insomma, non facciamo la canzoncina tanto per farla, diciamo, poi ascoltare dell'ultima, soprattutto questa è tutto per ora, è l'ultima, quindi è proprio lo specchio della direzione ultima che stiamo prendendo, quindi un testo impegnato con una musica più internazionale. Ok. E testa di caso, tu hai qualcos'altro da chiedere prima di dare i loro contatti Facebook, Instagram? No, anzi, ho ascoltato molto, le domande sono arrivate alla chat, anche domande, come dire, pertinenti, a parte certo. Un poco d'accordo sul fatto di campate di musica, un po' troppo, come dire, entrato nel privato, però vabbè, ognuno è fatta a modo proprio. Beh, sì, diciamo, è stata una domanda molto diretta, però diciamo alla fine magari chi non fa musica o comunque chi non è magari nel campo, perché io penso che chi l'abbia chiesto forse non suona o non fa parte di una band o comunque così, magari uno pensa che vedendo appunto una band in radio oppure ascoltando dei brani prodotti bene, registrati bene, pensa che comunque queste persone lo facciano di lavoro. Non sempre purtroppo è così, perché comunque sappiamo benissimo che è difficile campare appunto, soprattutto con pezzi propri, sì. E che comunque è difficile, vero, che campare in generale, quindi in generale. e soprattutto uno comunque spende soldi per registrare un album o per registrare, ma lo fa per più che altro, diciamo, per passione. Poi ben venga, io auguro agli Hell and Heaven tutto il bene del mondo, cioè se fate successo, diventate ricchi, ricordatevi di Radio Saiuz, però effettivamente magari se uno non è nell'ambito musicale fa fatica a comprendere quanto delle persone possano investire parte della loro vita e dei propri risparmi per un progetto musicale che poi magari non sempre porta ad un successo nazionale, internazionale, però ovviamente penso che la domanda fosse anche dovuta per questo motivo, sì, il campate di musica. Il nostro approccio comunque è molto umile da questo punto di vista, noi abbiamo tante aspirazioni, però c'è l'umiltà da parte nostra di fare qualcosa che comunque rimane per noi, no? Io personalmente... Certo. Anche a mio nipote sarei orgoglioso di fargli registrato qualcosa, no? Quindi non c'è quell'aspirazione a diventare famoso, perlomeno da parte mia. Ma io penso che alla fine sì, uno scrive per se stesso e un po' anche per gli altri. Poi ovviamente sappiamo benissimo che ci sono delle dinamiche appunto particolari, soprattutto nel mondo della musica, che comunque ci sono tantissimi musicisti che comunque gli ascoltatori spesso ascoltano solo quello che viene passato in radio, quindi sì. Non c'è molto anche il discorso di scoprire nuovi artisti, anche questo è un problema proprio culturale, diciamo. Sì, infatti, però è difficile che poi noi una band così di Viterbo possiamo aspirare a cambiare le cose così in alto, no? Noi ognuno di noi quando propone qualcosa si sente già orgoglioso del fatto che gli altri lo accettano. Io scrivo qualcosa da parte mia e a loro piace, io ne sono l'uomo più felice. Certo. È un onore per me, in tutti questi anni aver scritto qualcosa e qualcuno che ha suonato con me, che da solo non avrei sarei rimasto, come diceva prima Alessandro, in cameretta con la chitarra acustica a suonarle, no? Invece certo. Ho conosciuto delle persone non solo valide dal punto di vista musicale, ma anche che stimo molto, no? Esatto. Le farei solo per loro io le canzoni. Sì, con la camera. Cioè, mi fa benissimo. Io le mie soddisfazioni le ho tolte tutte. È anche bello comunque, poi anche quando effettivamente è vero, uno magari non venderà milioni di dischi, però è anche una soddisfazione quando presenti un lavoro per cui ci hai lavorato tanto e lo presenti magari davanti a delle persone che ti stanno ascoltando in un concerto, quella è una grandissima soddisfazione. È grandissimo, perché poi ognuno di noi porta il pezzo, lo propone,
sugli occhi degli altri, al giudizio degli altri, no? Certo. Quindi, se il pezzo non gira, non ha niente, loro sono i primi a dirlo, o io stesso, no? Perché siamo comunque dei musicisti navigati, sono anni che suoniamo, quindi proporci qualcosa a noi è già molto, se viene poi accettata, e poi loro ci credono, stanno anni a provarle, ci si va a registrarla, si spendono soldi, si fa tutto per quel pezzo che uno ci crede, magari l'ha scritto invece in cameretta, no? Perché non è che andiamo in studio di registrazione oppure durante delle pause tra i concerti nell'aereo, come facevano i Doors, no, noi ce li scriviamo nella nostra intimità e le proponiamo al giudizio di loro, diciamo. E certo. Sperare in loro è una soddisfazione grandissima. E, allora, io vi chiederei, prima di lasciarvi andare, di chiudere questa puntata, se volete, io vi chiederei prima di lasciarvi andare. Mi sentite? L'ultimo pezzo, non ce lo passi? Sì, sì, certo, assolutamente, ma lo mandiamo... lo teniamo come sigla finale. Come chiusura, wow. Come chiusura, sì, sì, sì. No, vi volevo dire, prima appunto di mandare il brano finale, che lo mandiamo però in chiusura, vi chiederei di dare i contatti Instagram, Facebook, social, YouTube, Spotify, chi più ne ha più ne metta, insomma, in modo che le persone che vi hanno ascoltato stasera, a cui magari è piaciuto il vostro lavoro work in progress, possa ascoltarvi e, diciamo, tenervi monitorati per quando uscirà anche il vostro disco. Ok, certo. Allora, i nostri contatti principali sono da pagina Facebook LNEven, LNEven, e poi su Instagram ci trovate come LNEven Band, tutto attaccato. Mm-hmm. E abbiamo anche una pagina Twitter, sempre con LNEven Band. Il sito? Il sito www.lneven.com. E che dici? Va, il canale YouTube, sempre LNEven. Quindi okay. Penso che tutti, Facebook, Twitter, Instagram. Non abbiamo ancora la pagina Spotify, ma la prepariamo adesso appena sarà pronto il disco. Che sì, anno nuovo, breve sarà pronta. L'indirizzo di casa tua? Qualsiasi sulla pagina Facebook trovate qualsiasi contatto per chiamarci direttamente, su, per fare serate anche senza lui, penso. A noi piacerebbe molto suonare in Veneto, la butto là. Beh, io spero per voi che insomma troviate anche una casa discografica o qualcuno insomma che vi possa produrre, perché comunque i pezzi sono molto belli e noi di Radio Saiuz vi auguriamo veramente buona fortuna per il disco che uscirà e anche per la data di giovedì che ripetiamo, non mi ricordo dov'è, ripetete dove vi trovano giovedì, al Sunglass Pub di Viterbo. Ok, quindi cari amici che siete vicino a Viterbo, andate a vederli, mi raccomando. Vorremmo ringraziare il Sottoscala Studio di Roma e la persona di Fabio Varrone. Fabio Varrone, che ci hanno aiutato molto per realizzare questo disco. Ci aiuterà ancora nel finale di post-produzione, poi per pubblicizzarci, scusate. Troppo zero. Ma le 11 di sera sono, è così, uno è stanco. No, ma le zeta sono difficili, qualsiasi parola contro la zeta non è facile da pronunciare. Allora, testa di caso, prima di mandare, questo è tutto per ora, vuoi dire qualcosa, vuoi chiedere qualcos'altro, o vuoi... Guarda. Non lo so. Non lo puoi sapere. No, scherzi a parte, io ringrazio ovviamente i nostri ospiti per essere stati con noi e ovviamente anche loro vengono annoverati, come dice il buon Gianluca, tra gli amici di Radio Saiuz. Io chiedo ovviamente, come si fa sempre, come faccio sempre, o anzi fa Gianluca, chiedo se qualcuno vuole dare una mano a questi ragazzi, fatelo, ma cerchiamo di dare una mano a chi comunque fa musica, soprattutto della bella musica, per favore. Veniteci incontro, anzi, venitegli incontro. Esatto, bene, ragazzi. Esatto. Io vi ringrazio ancora e ovviamente, come dice il buon Saiuz, saluto tutto il condominio di Radio Saiuz.
Questa puntata la potrete ritrovare allora tra pochi minuti, appena finiamo, qualche minuto dopo, già sarà disponibile su Facebook. Domani verrà già caricata sul podcast di Radio Science, e quindi la troverete su YouTube e ovviamente in replica anche il giovedì. Non mi chiedete l'ora perché non me la ricordo, dovrebbe essere alle 2:30 del pomeriggio, non di notte. Di notte penso ad altro, comunque, non saprei. Bene, io... Brisci, a te la parola, è meglio che chiudi tu. Cioè... Va bene, chiudo io. Ringrazio tantissimo gli Helen Even per essere stati con noi. Helen Even, chiacchiola Helen Even. Li ringrazio tantissimo. Non mi ricordo più i vostri nomi e proverò a casaccio, tranne mi ricordo solo Martina, Michelle, Alessandro, Emanuele e Daniele, se non sbaglio, giusto? Yeah! Bene, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi per questa bella serata e per i bei pezzi che ci avete fatto sentire. Vi auguriamo veramente un grandissimo in bocca al lupo. Speriamo di risentirvi presto con il disco, e sappiate che quando uscirà il disco potrete sempre rivolgervi a noi per un'altra intervista, anzi, come meglio diciamo noi, per un'altra chiacchierata in amicizia. E se volete salutare qualcuno o dire qualcos'altro, avete giusto l'ultimo minuto che abbiamo prima di chiudere la trasmissione. Michelle, chiudi tu. Mi raccomando, non mancate. Va bene. Saluto a casa. Ciao. E adesso quindi mandiamo l'ultimo pezzo degli Helen Even. Questo è tutto per ora, e questo è davvero tutto per ora. Ciao, a lunedì prossimo. Vai testa di caso con il brano. Ciao, ciao Helen Even. Grazie. Buonanotte e buon ascolto.